Porta Elisa di Lucca, di fronte Lucchese e Pescara. A Lucchese non ci sono Russo e Sabbione, mentre nel Pescara tornano Muruzzi, Squizzato e Tugnov del primo minuto in attacco a Cornero nel tridente completato da Merola e Cuppone, che è stato confermato. Aloi parte dalla panchina, il Pescara non vince al Porta Elisa da 25 anni. Il saluto dei due capitani, si comincia così una partita già bella dalle battute iniziali, con questa respinta di Plizzari che non si fida della presa, e poi c'è la rovesciata bloccata senza problemi dal suo difensore biancazzurro. Poi ancora la Lucchese, il sinistro di Fedato fa buona guardia all'altezza del primo palo del suo difensore biancazzurro. Si comincia praticamente così la partita, viene giocata a viso aperto e c'è il riflesso del portiere Chiorra. Pescara un passo dal vantaggio, dall'altra parte Cangianiello, tunnel ai danni di Brosco, grande uscita di Plizzari e poi il gol di Gucker. Qui l'errore di Muruzzi, ma anche De Marco che non riesce a chiudere. La grande giocata però di Gucker, che mette a sedere con una finta sia Brosco che Plizzari. Rivediamo, guadagni, palla in mezzo, non riesce a stringere De Marco, grande finta di Gucker, classe 91, giocatore austriaco, aveva già segnato con la maglia del Frosinone nella stagione 2014-2015. Il rigore in favore del la punizione, l'espulsione soprattutto di Tiritiello, che trattiene per la maglia Cuppone. Protestano i giocatori della squadra di Gorgone, chiara occasione da gol, Lucchese in 10 uomini, calcio di punizione dal limite, l'imbucata molto bella di Squizzato, la battuta del calcio di punizione, poi la respinta, il gran sinistro, il mancino di Accornero, Federico Accornero, 29esimo minuto, il pareggio del Pescara con Federico Accornero, gran botta all'altezza dei 16 metri, davvero una sentenza questo giocatore. Poi c'è il rigore per un fallo subito da Merola sul punto di battuta Tugnov. Siamo alla 47esimo, in pieno recupero della prima frazione di gioco, il Pescara ribalta la situazione con un uomo in più, 1-2 il punteggio, spiazza il portiere Tugnov, l'estone che segna il suo quarto gol con la maglia del Pescara. Nel secondo tempo non c'è storia, Muruzzi all'indietro, al ritroso per Tugnov, palla in buca d'angolo, colpo da biliardo, la doppietta del classe 2001, ex Spal, ex Carrarese. Siamo all'ottavo minuto del corso della ripresa, gran giocata di Muruzzi che aveva riconquistato palla con grande caparbietà, poi il passaggio a ritroso a spiazzare l'intera difesa della squadra di Gorgone. Poi fioccano le occasioni da gol per il Pescara, prima Cuppone, poi Merola, poi ancora la formazione biancazzurra con Merola. È stato molto bravo in questa circostanza Visconti a sporcare la traiettoria, il tiro, e poi a Cornero il suo destro con la sfera che viene deviata a fondo campo dal portiere Chiorra. Come vedete, insomma, un monologo biancazzurro, ancora un tentativo del Pescara e poi il fallo di mano di Quirini. L'arbitro attentissimo indica il dischetto del rigore, tra l'altro insomma non ci sono neanche le proteste da parte di Quirini, terzino destro della formazione di Gorgone, viene anche ammonito. 75esimo, sul punto di battuta c'è Cuppone che non sbaglia, aveva avuto diverse occasioni, torna a segnare, non succedeva dalla prima giornata. Pescara Juventus under 23, 3-1 con una doppietta del classe 97. Dunque Cuppone firma il poker per la formazione biancazzurra, l'esecuzione perfetta, e poi Gucker che prova a rendere meno pesante il passivo. Gucker è uno dei migliori della squadra di Gorgone, e ancora dall'altra parte Cuppone, un rigore in movimento, non inquadra lo specchio, a Lucca, Pescara batte Lucchese 4-1, torna a flirtare con il successo mercoledì, big match ore 20:45 di fronte Pescara e Torres.